sa quello che vuole tu, non sai quello che vuole lei, non te lo immagini neanche. Salve a tutti ed eccoci tornati a Mi contro tu, un altro genere di storia. Io sono Lia Celi. E io sono Andrea Sant'Angelo. Esatto. E stasera vi parliamo di spie. Spie, ma siccome noi qui raccontiamo la storia da un'altra angolatura, quella che di solito nei libri è così ristretta al boxino, la donna nelle varie epoche, noi raccontiamo le spie al femminile, anche perché forse la desinenza in A della parola spia fa già capire che in realtà è un mestiere molto adatto alle donne. È vero, anche se come mi dicevi tu tempo addietro è una cosa però solo recente che le donne sono diventate... Sì, perché nonostante alle donne venga sempre riconosciuta proprio storicamente una qualità le qualità dell'astuzia, così anche della doppiezza, in realtà in modo sistematico, in ambito militare o proprio di spionaggio, anche industriale, sono state piegate soltanto di recente, perché nonostante tutto venivano considerate troppo deboli di mente, volubili, soprattutto chiacchierone, per essere depositarie di segreti importanti. Eppure è strano, perché è proprio nelle alcove che i segreti più importanti vengono lasciati andare, vengono in qualche maniera facilitati a essere spifferati. Tant'è vero che c'è il famoso Salon Kitty in Germania, appunto, dove un sacco di segreti arrivavano. Sì, infatti, diciamo, le signorine che lavoravano erano anche delle spie, perché esatto, in momenti di intimità riuscivano a carpire appunto dettagli importanti, voglio dire, una grande spia seduttrice è anche alla base della storia d'Italia, della storia degli Stati Uniti, la contessa di Castiglione, certo. Virginia Oldoini, esatto. Sì, sì, lei è praticamente la capostipite di tutte le spie al femminile italiane. Non è stata solo l'amante di Napoleone III, ma è stata anche una donna che ha passato un sacco di informazioni ai servizi diplomatici, che tra l'altro nascevano proprio in quel periodo, grazie a un personaggio che a me piace tantissimo, è il mio personaggio storico preferito, che è Giuseppe Gogone. Quindi è un periodo di grande fermento, e Virginia Oldoini, contessa di Castiglione, sicuramente fu una delle fonti più importanti di quel periodo. Sì, e oltretutto anche, questo non c'entra con la sua attività di spia, ma fu anche un'anticipatrice del culto della propria bellezza, no? Perché era una che amava farsi fotografare, la fotografia era un mezzo avveniristico per l'epoca, ma lei amava molto la sua immagine e diciamo la proponeva anche in inquadrature inusitate. Insomma, se andate a cercare in rete trovate come questa donna sapeva, esatto, erano dei selfie, come sapeva giocare con la propria immagine come un influencer di oggi. Ma tu che sei esperto poi di Prima Guerra Mondiale, la conosci bene, Matahari, che è il prototipo della spia così invischiata in torbidi giochi di guerra, era veramente una pedina inconsapevole, è stata presa in un gioco più grande di lei, oppure era veramente questa volpe d'alcova che così c'è stata anche raccontata dai film, quello con Greta Garbo, insomma. Guarda, continuano a uscire dei libri su di lei, continuano a uscire dei documentari su di lei, continuano autori e storici a farci ricerche, ancora non c'è una risposta. Intanto c'è scritto, non era indiana, era olandese. Era olandese. E infatti oggi mi sono messa proprio questa maglietta, che è la maglietta della Compagnia delle Indie Orientali Olandese, proprio per far vedere in onore a Matahari. Non c'è un verdetto univoco della storia. Io penso che, visto che non ci sia un verdetto univoco, penso che sia semplicemente una persona che è rimasta schiacciata dagli eventi. Mm-hmm. Una persona che le piaceva la vita che faceva, non l'ha mai nascosto questo. Mm-hmm. Una persona che era molto contenta di frequentare un certo tipo di ambiente, che era un ambiente pericoloso. L'ambiente, quello diplomatico, spionistico, è sicuramente un ambiente molto pericoloso, dove se tu non capisci bene quello che ti viene detto in una conversazione, rischi poi di ritrovarti impelagato in delle storie. Poi in certi anni, diciamo, la paura dello spionaggio aveva raggiunto livelli di psicosi vera e propria. Esatto. E diciamo che la nostra amata è stata un po' imprudente. Mi piace ricordare però le sue ultime parole di fronte al plotone di esecuzione, quando chiese ai fucilieri di non mirare al viso, per salvare dalla morte la dignità della sua celebrata bellezza. E comunque non è l'unica ballerina che di grande avvenenza che è passata alla storia come un'ottima spia, perché un'altra è stata Josephine Baker.
Josephine Baccaria, sapevo che del gonnellino di banana, Je deux amour, ah, Je deux amour, forse che io ho due amori, e questo già denunciava la doppiezza del personaggio. Esatto, vedi, vedi. Lei, tra l'altro anche lei di, non di, di origine europea, quindi ha questo incarnato scuro che le proveniva dalle origini creole. E dagli Stati Uniti poi era arrivata in Europa con uno spettacolo, che tra l'altro oggigiorno non andrebbe sicuramente di moda, perché si chiamava La Revue Negra, no? No, no, per carità, esatto. Oggi sarebbe la Revue afrodiscendente. Esatto. Che invece ebbe un successo incredibile. Praticamente per 3 anni i teatri d'Europa fecero il tutto esaurito per vedere questa bellissima ragazza che si esibiva con un gonnellino di banane, fondamentalmente. E a proposito di banane, diciamo che Josephine Baker non si è fatta mancare niente, perché da Jean Gabin a Simenon a Trenet, no. Cioè, sono passati tutti, esatto, sotto quel gonnellino, diciamo così. Esatto, ma se si vedono le foto uno capisce anche perché. Anche perché, le gambe più belle d'Europa. Mamma mia, veramente, che donna. Bene, il fatto appunto che lei frequentasse tutto questo, come hai detto tu, questo il jet set dell'epoca, insomma queste le persone più interessanti da conoscere negli anni 30 in Europa, fece sì che quando poi scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, il controspionaggio francese la prese subito in carica come agente. E lei fu bravissima, cioè proprio uno dei migliori agenti del controspionaggio francese, rimase, non si accorsero mai i tedeschi del lavoro che lo fece sia in Francia, sia nella Francia di Vichy, sia lo fece sia prima del giugno del 40, quindi durante la drolle della guerra, questo strano conflitto fra la Francia e i tedeschi, sia dopo quando ci fu il regime di Vichy, sia lo fece con delle missioni in Africa settentrionale, quindi anche travestita da beduina, quindi fece colorata la pelle, esatto, spericolata, nessuno la scoprì mai, con il fatto che lei era una ballerina riconosciuta, quindi si portava dietro degli spartiti, lei in questi spartiti nascondeva praticamente tutte le sue informazioni che servivano per catturare spie nemiche. Questa cosa dell'Africa settentrionale mi fa ricordare che anche Marlene Dietrich, che era una famosa attrice a Hollywood, che però anche per proprio afflato patriottico aveva seguito le truppe americane in Europa facendo spettacoli appunto per i soldati, era un agente sotto copertura, sì, perché proprio anche grazie alla sua conoscenza del tedesco, lei era naturalmente di nascita tedesca, riusciva a carpire, a sentire discorsi sovversivi o pericolosi che potevano diffondersi nell'esercito. Forse magari le attrici e le ballerine venivano così arruolate non solo per il loro fascino, che le rendeva loro più facile approcciare gli uomini, ma forse perché veniva sottovalutata dal nemico, dall'interlocutore, la loro intelligenza. In quanto attrice o ballerina si sa perché che sono troppo visibili e quindi non sospettabili. Certo. Perché di solito la spia è una persona che tu non noti, è una persona che si perde sullo sfondo, che non deve essere notata. Oppure deve essere molto molto visibile. Oppure deve essere molto molto visibile, e quindi in questi casi era perfetto, proprio perché avevano un ruolo così evidente attraverso il quale loro riuscivano non solo a prendere informazioni ma anche a veicolare informazioni, che sono due cose diverse e ugualmente difficili. E Josephine Baker fu talmente brava che fu decorata con le altre decorazioni dello sì, Stato francese. Come pure Marlene. Gli venne data da De Gaulle la Legion d'Honneur, quindi. E finì la guerra come capitano del servizio di controspionaggio francese. Poi dopo continuò la sua carriera nello spettacolo, divenne ricchissima, poi poverissima, poi praticamente fu salvata dalla povertà da Grace di Monaco, che vabbè, ma questa poi è la fine della storia. Quello che ci interessa è che comunque Josephine Baker, una delle donne più belle del mondo, fu arruolata nel controspionaggio francese. Poi però la bellezza non era un attributo fondamentale. Noi abbiamo citato tutte delle spie che furono delle donne affascinanti, proprio dei sex symbol dell'epoca. Ma tardi, quando tu guardi le foto, io non la vedo così particolarmente. Non l'abbiamo vista danzare però. Ci sono dei filmati, esatto, a dire la verità, se cercano. Ma bisogna dire che gli uomini di allora non avevano mai visto, grazie a Dio, quindi per vedere una donna in topless che ballava andavano già nei matti, come si dice. Però se vedi le fotografie di Belle Boyd, che fu la più grande, famigerata spia per i confederati, infatti la chiamavano la sirena dei confederati, pensa alla sirena, chissà che bella donna, vai a vedere, trovi una specie di nasona inguardabile. Però era molto abile nel nascondersi nei bauli, sotto i tavoli, riusciva a anche lì ad origliare e poi a far avere i messaggi
sulla, proprio sull'entità delle truppe unioniste ai, ai confederati, e fu fermata dagli unionisti diverse volte e anche ammonita che facendo queste, così, con questa attività rischiava il plotone d'esecuzione. Eppure lei, in, proprio imperterrita fino alla fine della guerra, da cui uscirà poi indenne, perché non venne mai punita, nonostante le sue azioni fossero ben note, continuerà a fare la spia. E non ebbe la fine ingloriosa e tragica di Matahari, sicuramente. Ma ci sono donne che hanno avuto delle storie incredibili, per cui sempre a parlare di 007 al maschile, cioè caro Ian Fleming, cioè, qui è, basta. Cioè, ci sono delle storie. Sì, Bond girl finiscono tutte malissime. Veramente. Cioè, ci sono delle donne che hanno avuto una storia assolutamente incredibile. Una di queste è Nancy Wake, che è una storia impressionante. Nativa neozelandese, figlia di un famoso giornalista, respira praticamente giornalismo sin da piccina, poi però il padre abbandona la famiglia, lei si ritrova sola con la madre che odiava, quindi lei scappa di casa a 16 anni, raccogliendo tutti i soldi che poteva, decide di andare a visitare il mondo. Va prima a Vancouver, poi a New York e poi a Londra, dove impara a fare la giornalista, perché già aveva i geni di famiglia. E quindi viene assunta dal gruppo Hearst, che all'epoca era uno dei più grandi gruppi giornalistici del mondo, e viene inviata a fare la, diciamo così, inviata a seguire il bel mondo in Europa. Una cosa meravigliosa. Dici, che bella cosa, esatto. La vita è fantastica. Esatto. E infatti dove si firma? Facendo questa cosa qui, lei conosce suo marito, che era un famoso industriale, Henry Fiocca. Poi, cioè... Ricchissimo, esatto. Cioè, sembra fin qui tutto bellissimo. Poi però nei suoi viaggi a seguire questo jet set si ritrova in Germania, sotto il nazismo, e vede quel che succede agli ebrei. Non è che possono andare tutte dritte, eh? Esatto. E lì lei decide che non poteva solo parlare di feste, di cose, ma doveva fare qualcosa per... se mai un giorno le fosse capitato l'occasione di poter fare qualcosa, l'avrebbe fatto. E questa cosa succede perché scoppia la Seconda Guerra Mondiale, lei vive a Marsiglia con il marito e spera di poter fare qualcosa, ma non sa esattamente cosa fare. Quando un giorno si ritrova un inglese che è in fuga è nel territorio della Francia di Vichy e vorrebbe cercare di arrivare in Spagna. E lì lei capisce che cosa può fare. Può aiutare questi inglesi o resistenti francesi a andarsene dalla Francia Vichy e raggiungere la Spagna neutrale. E crea questa via di fuga, che era chiamata la Path Line, che funziona per fino al, praticamente alla fine del 42. Funziona talmente bene che a un certo punto la Gestapo, arrabbiatissima, toglie i servizi di sicurezza di Vichy dall'incaricato di seguire questa cosa e dice: ce ne occupiamo noi personalmente. Lei addirittura, la Gestapo gli ha dato un soprannome, la chiamano il Topo Bianco. Topo Bianco? Ma come mai? Perché era piccolina, minuta, era riuscito a sgusciare dappertutto. Probabilmente era quello, e lei alla fine sente il terreno che si scotta sotto i piedi e decide di utilizzare la Path Line per andarsene. Lo fa, si separa dal marito, che avrebbe dovuto prendere, diciamo così, il treno dopo della Path Line, in realtà il marito che era arrestato, torturato e ucciso dalla Gestapo. Lei torna a Londra, gli inglesi sono sconvolti dall'abilità di questa donna che ha dimostrato in questi 3 anni, e quindi la fanno entrare nel SOE, che è praticamente il truppe speciale. Ah, quindi diventa una vera un James Bond. Diventa un tenente della Special Operation Executive e viene inviata con un paracadute in Francia a controllare praticamente i lanci di armi che vengono mandati alla resistenza francese. Ma lei non si limita a quello, diventa un vero e proprio capo della resistenza francese. Nella regione dell'Auvergne lei comanda su 7.000 maquis, cioè della resistenza francese. Non solo, ma questo è l'unico uno dei pochissimi casi al mondo in Francia in cui i tedeschi mettono insieme ben 22.000 uomini e carri armati per andare contro questi 7.000 resistenti, maquisard. E vengono sconfitti, perché c'è lei che li comanda. Ma lo sai che la cosa che mi fa specie è che se una così oggi, una famosa giornalista, donna di moda del jet set, decidesse di dedicarsi a una buona causa, ci sarebbe bersagliata dai social che gli direbbero: ma perché, ma che bisogno ne hai, ma insomma, ma vergognati, esatto, adesso buonista stai cercando di fare queste cose solo per metterti in mostra. Forse è un bene che all'epoca non esistessero i social, perché altrimenti prima di è più difficile sfuggire ai social che ai nazisti, insomma. Assolutamente, lei faceva delle cose assolutamente incredibili in questi suoi 2 anni in Francia. Lei rimase proprio fino alla fine della liberazione, combattendo praticamente tutti i giorni. Una volta avevano perso i codici di trasmissione per mettersi in contatto con gli aviolanci inglesi, quindi era assolutamente necessario averne di nuovo.
il posto più vicino dove c'erano dei codici era 500 km e lei si fa questi 500 km in bicicletta, superando tutti i vari posti di blocco. Non la bicicletta con la pedalata assistita. No, no, esatto, sì. Li recupera e li riporta indietro, superando tutti i posti di blocco attraverso uno dei suoi... Lei diceva sempre questa frase, diceva: se con un po' di cipria, un sorriso e un occhiolino, una donna può passare qualsiasi questo è il controllo. Segreto, esatto, il segreto immortale. E lei praticamente flirtando, diciamo, con tutti i posti di blocco, con tutti i tedeschi e tutti i posti di blocco, con una cosa, diciamo, non vorrà mica perquisire, caporale. Però anche a te riuscirebbe bene, forse anche tu riusciresti a... Sì. Lei vedo che è uno tornare, stile che ti si addice. Lei riesce a tornare e... Ti chiamerò Topo Bianco. Per 3 giorni non si è potuta sedere, dopo 500 km in bicicletta. Ah no, scusa, credevo dopo aver incontrato i nazisti. No, no. No. Questa è solo una delle tantissime... Ma io vorrei chiudere questa trasmissione ricordando un nome così che evoca, si potrebbe appagliare a quello di Lorenz d'Arabia, Gertrude Bell, ah, sì, certo. che non è solo una spia, è una fondatrice, come si può dire, nel bene e nel male dell'assetto del Medio Oriente nei nostri giorni. Tra l'altro ricordo sempre un po' Agatha Christie, non so è perché. È vero, hai ragione, anche come aspetto. come aspetto. A parte l'altro, no, è stata interpretata da Nicole Kidman in un recente, che naturalmente è un bel complimento, però in effetti se guardate le foto qualcosa c'è. E comunque in quel periodo sono parecchie le donne inglesi che bazzicano il Medio Oriente. Gertrude Bell è una che insieme a Lawrence d'Arabia sostenne molto. Tra l'altro è una studiosa profondissima delle civiltà antiche. Lei parte come archeologa, quindi ha qualcosa in comune con te. Ma anche con Agatha Christie. E no, lei è diventata archeologa. Perché... Beh, comunque Agatha ha fatto scavi archeologici. Sì, ha anche sposato un archeologo. Infatti. E consiglia a tutte le signore di sposare un archeologo, perché più si invecchia più si diventa interessanti. Esatto, per il marito. Questa è anche altra perla di saggezza. Però Gertrude non si sposerà mai, dico bene? E parte da archeologa con una conoscenza profondissima non solo del greco e del latino, ma anche proprio delle lingue antiche, ecco, sì, alle quali aggiungerà tutti i dialetti dei nomadi del deserto. Quindi è veramente una capacità di apprendimento strepitosa, straordinaria. Ci sono storie di donne spie che sono assolutamente incredibili. Vi invitiamo a proprio andarle a cercare per conoscerle e stupirvi. Noi intanto vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima puntata. Alla prossima, ciao. Ciao. Che vuole lei, non te lo immagini neanche.